dell'Istituto Storico di Imperia Beppe Rainisi, l'onorevole Beppe Rainisi, che stamattina non è potuto essere tra noi per motivi di salute. Comunque niente di particolare. Lascio ora la parola al sindaco Alessandro di Pieve di Teco, Alessandro Alessandro. Grazie, buongiorno a tutti. Ci ritroviamo qui, no, come ogni anno ormai, per me da tanti anni, è vero, sempre con lo stesso entusiasmo di voler testimoniare in maniera sempre forte questi valori che ci uniscono e che ci consentono oggi di poter essere qui. Quest'oggi c'è una cosa speciale, diciamo un'occasione speciale, perché abbiamo voluto un'amministrazione comunale dedicare un ricordo, un pensiero a chi ha voluto l'edificazione di questo monumento, che è l'onorevole Manfredi. Oggi abbiamo anche qui la figlia che è venuta oggi qui vicino a noi, e perché è un po' anche emozionante questa cosa. Ricordo, io non ero neanche ancora sindaco quando hanno fatto questi lavori, no? Ma subito dopo, l'anno dopo forse, due anni dopo, e mi ricordo come ci tenesse, come l'onorevole Manfredo tenesse in maniera veramente viscerale a questo monumento. Arrivava, mi guardava, mi diceva: togli le macchine, fai mettere questi panettoni che vedete, li abbiamo messi perché tutti quelli che passano di qui devono vedere, devono ricordare. Bisogna mantenere la memoria, perché il suo lascito, che è sempre stato morale, è quello che mi diceva sempre tutte le volte che andavamo in giro, che facevamo le cose, cioè, mi raccomando, tu non aspettarti mai la riconoscenza di nessuno, perché la riconoscenza te la dà chi vuole, non è, ma pretendi testimonianza e sii pronto a dare testimonianza. E allora noi oggi qui vogliamo dare anche testimonianza a lui di quello che ha fatto, ricordandolo, come lui ha dato testimonianza di tutti quelli che sono caduti per la nostra libertà, volendo, occupandosi dell'istituto della resistenza per tanti anni, volendo significativamente la costruzione di questo monumento che ricorda a tutti quelli che passano di qui il contributo, il tributo di sangue dato da tanti giovani durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi sia dalla parte nostra che dalla parte che